あ <music> La storia di Giosuè ha permesso ai narratori catechisti della tradizione deuteronomica di presentare il dono della terra. Da un punto di vista storico, si può immaginare che le tribù di Israele che venivano da una situazione di schiavitù in Egitto, si siano lentamente insediate nel territorio occupato dai cananei. Per alcuni secoli le varie tribù di israeliti vissero mescolate con la popolazione cananea che abitava già da secoli in quel territorio. La zona non era molto fertile e la popolazione non era molto elevata, quindi esistevano molte sezioni di territorio disponibili e quindi queste tribù di seminomadi lentamente si sedentarizzarono, prendendo dimora fissa vicino alle città, entrando in contatto con i contadini cananei e abitando poi nelle loro città. La conquista raccontata dal libro di Giosuè di fatto è una pacifica evoluzione da pastori nomadi che diventano contadini residenziali. È una storia che dura molti secoli, ma che le tradizioni profetiche di Israele hanno in qualche modo sintetizzato e ricostruito attraverso l'istituzione dei giudici. Dopo il libro di Giosuè troviamo nella Bibbia il libro dei giudici. A questi dedichiamo adesso la nostra attenzione. Il termine giudice nel nostro linguaggio designa un magistrato che ha il compito di far rispettare le leggi e di sanzionare dove c'è un abuso, mentre il linguaggio antico di Israele designa così i condottieri militari. Quindi forse converrebbe ad operare un altro linguaggio perché non ci è chiaro. Sono eroi, i giudici sono persone che occasionalmente prendono la guida del popolo per una campagna militare, per risolvere un problema contingente che si è venuto a creare. Perché molte popolazioni erano in fermento, molti erano i briganti, i banditi, le tribù di banditi che aggredivano e danneggiavano in modo serio i residenti. Circa 200 anni sono abbracciati dal libro dei giudici. E non sono raccontate tutte le vicende, è impossibile, anche perché non c'è una storia lineare. I villaggi del nord hanno una storia diversa da quelli del centro o del sud, sono sempre tradizioni episodiche e locali. I narratori deuteronomisti hanno messo insieme molti racconti di generi letterari diversi, eroici o leggendari, per evidenziare il loro principio teologico di fondo. Se il popolo è fedele all'alleanza con il Signore, vive in pace nella terra che il Signore ha regalato. Se invece il popolo si abbandona all'idolatria, perde la terra, arrivano i problemi, ci sono gravi rischi. Per evidenziare questo tipo di racconto, prendiamo in considerazione il personaggio di Gedeone. È una figura eroica dell'antichità che viene presentata come un un personaggio significativo. Viene trattato come un personaggio ideale da presentare in modo emblematico alle nuove generazioni, per indicare un modello da seguire. Al capitolo 6 del Libro dei Giudici leggiamo L'inizio della vicenda che riguarda Gedeone è un inizio formulare, cioè ripete una formula consueta che si ritrova molte altre volte. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li consegnò nelle mani di Madian. Per sette anni ecco i due primi punti della vicenda storica che si ripetono continuamente quando Israele fa ciò che è male agli occhi del Signore cioè si abbandona all'idolatria tradisce l'alleanza con l'unico Dio di conseguenza il Signore abbandona il popolo nelle mani degli avversari se il popolo non resta fedele a Dio, cioè non si tiene sotto la sua protezione, perde quella possibilità che gli è stata data. La terra regalata viene perduta. In questo caso il problema è rappresentato dai Madianiti. Erano tribù nomadi di razziatori qualcosa di analogo ai saraceni nell'epoca medievale moderna dalle nostre parti, pirati che aggredivano, razziavano, distruggevano e fuggivano. Così avveniva con queste bande di madianiti. La mano di Madian si fece pesante contro Israele. Per la paura dei madianiti gli israeliti Adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ogni volta che Israele aveva seminato, i Madianiti, con i figli di Amalec e i figli dell'Oriente, venivano contro di lui, si accampavano sul territorio degli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti della terra e non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Venivano infatti con i loro armenti e con le loro tende, e arrivavano numerosi come le cavallette, essi e i loro cammelli senza numero, e venivano nella terra per devastarla. Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e gli Israeliti gridarono al Signore. Ecco il terzo atto di questa vicenda. Primo l'infedeltà, secondo la sottomissione ad altri popoli, terzo la presa di coscienza del proprio peccato. Israele si rende conto di avere sbagliato ad abbandonare il Signore e grida al Signore cioè rivolge una preghiera accorata profonda chiede aiuto quando gli israeliti ebbero gridato al Signore a causa di Madian il Signore mandò loro un giudice come risposta il Signore suscita un condottiero, un eroe. Questi racconti parlano di personaggi carismatici, portatori di un carisma. Lo spirito del Signore si posa su qualcuno e lo rende capace di diventare guida una forte guida che porti il popolo alla vittoria, che lo liberi dai nemici. Ora arriva il personaggio di Gedeone, di cui viene raccontata la vocazione. È un testo importante che merita di essere letto con attenzione perché L'evangelista Luca, quando nel suo Vangelo narra la vocazione di Maria, che noi abitualmente chiamiamo l'annuncio dell'angelo, prende come modello letterario del suo racconto proprio questo testo della chiamata di Gedeone. In un momento di crisi, un angelo del Signore viene mandato ad un personaggio semplice, un piccolo, un povero, un debole, e gli viene dato l'incarico di essere liberatore del popolo. Questo schema narrativo che troviamo al capitolo 6 del libro dei giudici lo adopererà l'evangelista Luca per presentare il grande incarico che l'angelo del Signore offrì alla Vergine Maria, perché diventasse collaboratrice di Dio nella grande opera della liberazione del popolo dal peccato. Ora, l'angelo del Signore venne a sedersi sotto il Terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas abbiezerita nomi precisi che collocano l'episodio in un ambiente ben conosciuto dai lettori dell'epoca. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: "Il Signore è con te uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose, perdona mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora, il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian. Gedeone presenta un problema, è proprio il problema della comprensione storica. Egli ha sentito raccontare gli antichi fatti della liberazione dall'Egitto. Sono passati secoli, sono cose vecchie ormai per lui. Nella sua vicenda, egli ha l'impressione che il Signore non operi più. È sempre così. In passato Dio agiva. Una volta c'era questo intervento di Dio, ma oggi? Perché oggi il Signore non opera più? Cosa vuol dire? Il Signore è con te. Allora il Signore si volse a lui e gli disse, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io? Che cosa fa il Signore? Ha fatto te? Molto importante. La vocazione di Gedeone significa il coinvolgimento di questa persona nell'opera di salvezza. Egli si domanda quale sia l'intervento di Dio e viene a scoprire che l'intervento di Dio passa proprio attraverso la sua persona, la sua opera. È Lui che deve impegnarsi a liberare Israele perché ha una forza che gli è stata data e che può servire per la salvezza di Israele. Gedeone risponde, perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il solito elemento. Dio sceglie il più piccolo della famiglia più povera, uno che umanamente, socialmente, politicamente non avrebbe alcun ruolo, ha una forza d'animo, ma nessuna struttura di potere. Come faccio io, nella mia condizione, a salvare Israele? Il Signore gli disse, io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Non con la tua forza vincerai, ma perché io sarò con te, tu avrai la possibilità di vincere. Ci rendiamo conto che questi racconti non sono la riproduzione di episodi storici, non sono racconti di storico moderno, ma sono racconti didattici, catechistici, con una grande valenza teologica. In questi dialoghi i narratori hanno condensato una catechesi teologica e ci insegnano a ragionare, perché prendono i ragionamenti abituali e li correggono, li precisano, indicano dove si colloca l'intervento di Dio. Gedeone rispose: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti. Rispose, resterò fino al tuo ritorno. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto con un'efa di farina, fece focacce azime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. Vi viene in mente l'episodio di Abramo che accoglie i messaggeri divini sotto la quercia di Mamre. Questo è un episodio analogo. Là c'era la promessa della nascita del figlio, qui c'è la promessa della vittoria contro i nemici. Questo racconto di vocazione è affine anche a quello di Mosè. Mosè, chiamato da Dio per diventare il liberatore del popolo. Mosè ha paura, è renitente, cerca di non avere quell'incarico e alla fine cede. Anche Gedeone esita, domanda, chiede, vuole essere sicuro. Ha portato da mangiare a questo messaggero. Noi quando diciamo angelo abbiamo l'impressione di sapere chi sia e come sia. Il testo non ce lo descrive. Forse sarebbe meglio che traducessimo la parola greca angelo con l'italiano messaggero. Gedeone ha incontrato uno che si è venuto a sedere sotto quel grande albero vicino alla sua fattoria. E questo personaggio gli ha parlato a nome di Dio. Gedeone gli porta da mangiare gli porta da mangiare qualche cosa che assomiglia a un sacrificio, è una via di mezzo fra dar da mangiare ad uno straniero pellegrino e offrire un sacrificio al Signore. Quando gli ha presentato il tutto l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano, toccò la carne e le focacce azime e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia? Il Signore gli disse La pace sia con te, non temere, non morirai. Gedeone fece in quel luogo un altare. E molto probabilmente c'era ancora questo mucchio di pietre sotto il grande Terebinto di Ofra. Era un santuario che gli Israeliti visitavano e spiegavano in forza di quell'antica visione. Gedeone, dunque, accoglie la vocazione e si organizza. Convoca un grande esercito. Moltissimi lo seguono, una infinità di persone. Il Signore disse a Gedeone: Sono troppi quelli che ti hanno seguito, hai un esercito troppo numeroso, c'è un rischio. Israele potrebbe vantarsi davanti a me e dire, La mia mano mi ha salvato. Allora, di alla gente che ti segue, chiunque ha paura, torni indietro. Tornarono indietro 22.000 uomini. Ne rimasero ancora 10.000, sempre troppi, gli dice il Signore. Il rischio è quello di illudersi, di vincere la guerra con le proprie forze. Eravamo in tanti, eravamo potenti, quindi siamo riusciti a scacciare i nemici. Viene proposta una strana verifica: portali al fiume, quanti lambiranno l'acqua? con la lingua, come le lambisce il cane, li porrai da una parte. Quanti invece per bere si metteranno in ginocchio, li porrerai dall'altra. Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca con la mano fu di 300 uomini. Tutto il resto si comportò diversamente. Allora solo questi 300 L'esercito di Gedeone è un piccolo esercito, 300 uomini contro una massa immensa di Madianiti e il loro compito non è nemmeno quello di combattere. Si armeranno di un corno d'ariete, di un'anfora e di una fiaccola. La fiaccola dentro l'anfora nasconde la luce circondano l'accampamento dei Madianiti e al momento convenuto spezzano le anfore, producendo un grande rumore. 300 vasi di ceramica che si spezzano insieme producono un boato. Improvvisamente, insieme al rumore, compaiono 300 fiaccole, danno l'impressione di un grande fuoco. E in quel momento ognuno suona il corno. Con una mano tiene la fiaccola, con l'altra il corno e suona con tutte le forze. Si produce un enorme boato che spaventa l'esercito. Israele non si muove. Rimane a circondare l'accampamento di Madian. I Madianiti si svegliano improvvisamente, presi dal panico nel buio, si uccidono fra di loro. Israele senza combattere assiste all'annientamento dei nemici. Comprendiamo bene che il racconto è didattico, è catechistico. Gedeone vinse non combattendo, ma lasciando combattere il Signore. Allontanò il pericolo di Madian fidandosi, obbedendo al Signore. E quando alla fine di quella campagna eroica offrirono il regno a Gedeone, Gedeone lo rifiutò. È un fatto molto importante. Gli propongono di diventare re, ma Gedeone rifiutò dicendo Il re di Israele può essere solo il Signore. Ecco il grande eroe dell'antichità colui che obbedisce, si fida, vince e non prende per sé né l'onore né il potere. Eroi, così non ce ne sono più, dice il narratore. Questi erano i grandi uomini dell'antichità. Con questi giudici il Signore ha salvato Israele. Ma chi racconta queste cose lo fa sperando che gli ascoltatori di oggi vogliano imitare le eroiche vicende degli antichi ascoltatori obbedienti.